Manifestazioni anti-Green Pass in buona parte dell'Europa. Qui siamo a Parigi, dove si sono verificati disordini e scontri tra i manifestanti, tra cui molti gilet gialli e le forze dell'ordine, anche nei pressi degli Champs-Élysées. In Francia è già entrato in vigore l'obbligo di presentazione del certificato verde anti-Covid per entrare in bar, ristoranti e in altri luoghi di cultura e intrattenimento. Nel mirino anche l'obbligo di vaccinazione per tutti gli operatori sanitari. Il disegno di legge voluto dal presidente Emmanuel Macron, approvato venerdì dall'Assemblée nationale, uno dei due rami del Parlamento, ora passa al vaglio del Senato. Il fatto che siamo privati della nostra libertà di movimento, visto che dobbiamo presentare un pass, è assolutamente uno scandalo. Anche a Roma e molte altre città italiane, migliaia di persone hanno espresso il loro dissenso contro il Green Pass, che sarà obbligatorio a partire dal 6 agosto. Come in Francia, solo il possesso del certificato verde permetterà l'accesso a palestre, stadi, musei, cinema, teatri, ristoranti e altri locali. Il Green Pass è un obbligo ingiusto, non si può limitare la libertà, è contro la Costituzione, però c'è un decreto che lo impone, poi verrà giudicato dalla Corte Costituzionale che magari lo abrogherà tra qualche mese. Manifestazioni di protesta anche in diverse città olandesi. Qui siamo in un grande parco alla periferia di Amsterdam. Da mesi i Paesi Bassi sono tra i più turbolenti oppositori delle restrizioni anti-Covid in vigore in tutta Europa.